Ciao a tutti, oggi è sabato 19 di novembre 2022 e vi do questo aggiornamento per quanto riguarda i corbezzoli. Allora, il corbezzolo quest'anno mi sta facendo penare, lo sapete perché ve l'ho raccontato nel video precedente, per chi l'ha visto. I semi, una volta estratti dal frutto, sono stati lasciati in frigo a vernalizzare per circa un mese. Dopodiché, non ve l'ho fatto vedere, però vabbè, l'ho tolto dal frigorifero, li ho lasciati a temperatura ambiente finché c'è stato il sole all'esterno, sempre chiusi nella scatoletta, in modo che potessero prendere un po' anche di calore. E comunque all'interno della scatoletta si mantenesse sempre l'umidità costante. Mi hanno fatto penare perché ho dovuto cambiare più volte il fazzoletto, insomma, dove avevo posato i semini, proprio perché si stavano venendo a creare muffe e quindi sembrava che tutti i semini fossero andati persi. L'ultima volta ho cambiato questo fazzoletto, insomma, bagnato un paio di giorni fa e finalmente, oramai avevo perso ogni speranza sui corbezzoli, finalmente vedo sbucare una radice piccolissima, una sola, un solo seme, però tanto mi basta e mi dà speranza perché ne escano altri, quindi adesso vi faccio vedere cosa sta succedendo in una delle mie scatolette. Allora, ecco qui, questa è una parte dei semi del corbezzolo che ho salvato, qui ce ne sono altri, però mi concentro su questi perché adesso zoomo e vi faccio vedere, già si vede che qui c'è un corbezzolino che sta cominciando a mettere una piccola radice. Ora, rispetto agli altri, questo seme è molto chiaro, quindi mi fa sperare che anche gli altri chiari eventualmente possano mettere radice. Non ce ne sono tantissimi di semi chiari effettivamente, però vabbè, l'anno scorso in realtà hanno messo la radice sia i chiari che gli scuri. Come vedete è l'unico in questo momento, l'unico che ha messo una piccola radice, non ce ne sono altri. In maniera molto semplice io andrò subito a seminare questo unico semino, qui è spuntata la radice. I semi, come vi ho sempre detto, sono molto molto piccoli, quindi bisogna fare molta attenzione quando li si maneggia. Penso che farò come ho fatto l'anno scorso con degli stecchini, però adesso vediamo, magari ve lo faccio vedere. Eccolo qui, è lui, come vedete ha la radice, in questo momento è verso l'alto, spero di non averla rovinata, danneggiata, ho cercato di essere più delicato possibile. Per ultimo ho bagnato anche la terra e adesso non ci resta che mettere il vasetto all'interno del nostro vivaio e aspettare che la piantina, si spera, possa crescere. Ecco, il corbezzolo è una pianta che ci mette veramente tanto tanto tempo a crescere. L'anno scorso ne ho seminati pochi, in realtà solo due. Ve li faccio vedere, hanno un anno e insomma vi porto nel mio vivaio in questo momento. Facciamoci una passeggiata un attimo all'interno dell'ufficio e vi mostro il vivaio. La telecamera sta piovendo. Questi, uno e due dietro, quest'altro, sono dei corbezzoli che ho seminato l'anno scorso e in questo momento hanno un anno. Questo è quello più grande dei due. Ce n'è anche un terzo che però io sto mantenendo, ma è cresciuto malissimo, non lo so per quale motivo, ed è questo qui, ma non lo so perché è cresciuto così, però questi due sono insomma i migliori che ho in questo momento,
e sono gli unici due realmente che l'anno scorso hanno preso, e sono nati tutti e due da seme, così come quello che ho seminato oggi. Sono dei bellissimi alberi, fanno dei frutti buonissimi, e quindi sono felice anche di averlo nel vivaio, e spero di averne sempre di più. Sono ritornato un attimo dentro per concludere questo video e niente, il corbezzolo insomma è un albero, come vi ho detto, molto bello che ci tengo ad avere nel mio vivaio, però adesso non ci resta che aspettare e vedere come cresce, soprattutto sperare che anche gli altri semi germinino e quindi possano essere messi in terra. Però anche su questo vi do degli aggiornamenti appena ce li avrò. Ciao!